Allora, buonasera, purtroppo siamo al tramonto, quindi le condizioni di luce non sono quelle più giuste per questo filmato. Ci troviamo nella zona di Orvinio, che è, diciamo, che secondo il piano regolatore, secondo quello che già è stato fatto, è quella, diciamo, più interessante dal punto di vista della sua espandibilità, non so come dire, perché tutta una serie di infrastrutture sono state costruite, compresa questa strada, e altre, secondo i progetti che sono in corso, non progetti che sono d'Orvinio, progetti che sono in corso, prevedono. Allora, ci troviamo di fronte all'oggetto della vendita, che è questa torre, così, un po' da rudere medievale, perché c'è tutta questa zona. Questa edera bellissima che ricopre e che stiamo inquadrando adesso. Ecco. Il casale è completamente ristrutturato all'esterno, questa torre, ed ha come handicap soltanto che questo accesso qui è pedonale e sarà, diciamo, praticamente. Questa è una strada comunale, quella che stiamo inquadrando adesso, ma un po' per via di queste scale, un po' per il resto. Io ho l'impressione che, tanto diversa da strada così dissestata, non potrà mai essere. Però lì in fondo, dove vediamo, c'è l'accesso a questo giardino che sembra un giardino all'inglese, molto selvaggio. Allora, ci troviamo nella zona. Ecco, siccome l'esposizione è ottima perché è a est-sud-est, per cui al tramonto, come vediamo, è buio, ma che è, diciamo, il momento peggiore, ma durante il giorno c'è tanta luce. Allora, all'interno è tutto da fare. Adesso noi vediamo qui questo solaio, ecco, però se noi con attenzione inquadriamo, vediamo che il tetto è stato completamente rifatto. Ecco, eccolo lì. E qui ci sono due livelli almeno. E la pianta sarà una cinquantina di metri a livello. Forse di più, però qui bisognerebbe misurare con gli strumenti. Adesso scendiamo lungo questa strada che è abbastanza comoda, accessibile a piedi e anche da, come dire, un piccolo fuoristrada, ma molto difficilmente potrà essere usata per l'accesso carrabile. Oh, qui c'è questo tunnel di accesso dove le stalle che sono a sinistra e a destra non sono di proprietà. Entriamo in questo giardino che è selvaggio anche perché è stato molto trascurato, però una volta ripulito qui a destra c'è veramente una bellissima vista. Adesso la possiamo soltanto immaginare vedendo qui dove c'è, ecco, la vista. Secondo me quello è Montorio. Io che sono orvignese mi vergogno che non lo so, però potrebbe essere Montorio. Montorio in valle, intendo, vicino a noi. Ecco, questo è il giardino, sono due terrazze, questa che noi stiamo vedendo adesso. E poi salendo quassù, c'è, ecco, la seconda terrazza. Questa rintonacata è la stalla che abbiamo visto, la torre, chiamiamola come vogliamo. E questo è il casaletto che è sempre di proprietà. Allora, le terrazze potremmo dire, possiamo dire sono tre, no? Allora, questa è una terrazzina che fa da giardino al casaletto. Ecco fatto. Oh, e adesso andiamo a vedere la seconda terrazza. Però prima dobbiamo dire, questa stalla che sto inquadrando, che non è di proprietà, ha anche questo accesso al quale bisogna dare servitù.
Però è ovvio immaginare che nessuno mai passerà di qua. Però teoricamente c'è questa servitù. Non credo che abbia nessun senso. Però va detto, perché poi dai documenti Oh, e questa è la seconda terrazza, molto più luminosa dell'altra, ma qui tutta questa. Aia! Ecco. Questa è la seconda terrazza che dà sempre sul Montorio. E questa è la terrazza sotto. Quindi questo giardino, che diciamo è in ombra ora che siamo al tramonto. C'è il casaletto con la sua terrazza e il casale lì. Ecco fatto.